Bentornati a una nuova puntata della Nutrizionista Chilometro Zero. Oggi siamo in provincia di Pesaro Urbino e siamo venuti a conoscere gli agriturismi e i produttori locali. In particolare oggi siamo venuti a Valle Foglia, alla locanda Montelippo, a conoscere Andrea e Alicia Aiudi. Ciao Andrea! Ciao Rafaella, ben arrivata! Grazie! Oggi parleremo di cardi e infatti stiamo aspettando Alice che ce lo porta, è andato a raccoglierlo nel vostro orto, giusto? Esattamente! Ciao Alice! Ciao! Eccoci. Allora Alice, io vengo dal Piemonte, il cardo già si chiama gobbo da noi e noi lo mangiamo generalmente crudo. Qui come viene coltivato? Come... Da noi viene mangiato soprattutto cotto e crudo non è una nostra tradizione. E noi lo coltiviamo e lo copriamo comunque, non penso come da voi, noi lo copriamo comunque con della carta che deve prendere il freddo, quindi la gelata invernale per ammorbidirsi, però essendo coperto e quindi per non rovinare la parte vegetale. Perfetto, quindi un pochino differente, anche la forma è un pochino curva come il gobbo. Grazie mille Alice, grazie. Ci vediamo dopo. Grazie mille, vado al lavoro. Allora, i cardi sono, diciamo, molto simili ai carciofi, è una verdura prettamente invernale, e sono molto ipocalorici, tant'è che hanno 17 calorie ogni 100 grammi di prodotto. Hanno una caratteristica fondamentale, sono ricchi di silimarina, che tra l'altro è una sostanza che viene utilizzata tantissimo negli integratori. Perché? Perché è una sostanza che aiuta il fegato, lo detossifica, rigenera le cellule epatiche, quindi viene utilizzata spesso per, dopo, diciamo, delle malattie oppure per disintossicare il fegato dagli effetti dell'alcol o di un'alimentazione un po' squilibrata. Come tutti gli ortaggi è ricchissimo di sali minerali e può essere utilizzato nelle diete perché ha tantissime fibre, quindi tra l'altro dà tanto senso di sazietà. Oggi Andrea cosa ci prepari col cardo? Allora, versione light, diciamo, della nostra ricetta, facciamo una vellutata di cardi, patate e cavolo nero. Tra l'altro il cavolo nero, anche questo è un ortaggio dalle mille proprietà, quindi ci sta proprio benissimo, è uno di quei piatti che possiamo usare adesso per detossificarci un po' dalle tossine che abbiamo accumulato d'inverno. Perfetto, iniziamo pulendo i due vegetali, quindi sia il cardo che il cavolo nero. Quindi sul cardo prepariamo una bacinella con dell'acqua fredda acidificata con del limone. Togliamo le prime foglie esterne. Bene. C'è una lumachina, questo dimostra che proprio è stato preso adesso dall'orto, che non vengono trattati. Non vengono trattati. Quindi, questo è l'inconveniente, però è la garanzia di avere un prodotto di qualità. Esatto, poi la lumachina la chiamiamo Alice e la riportiamo nell'orto. Certo. Perfetto. Togliamo tutte le foglie esterne. Ci sono un po' di filamenti, quindi io toglierei anche la parte dei filamenti. Ok, le fibre più dure esterne. Esattamente. Così cuoce anche minor tempo. Esattamente. Niente, togliamo a pezzi. E lo immergiamo in acqua. Il limone serve per non farlo annerire. Esattamente, perché se no si annerisce. Ok, perfetto. A questo punto l'abbiamo fatto cuocere prima, perché ha un tempo di cottura abbastanza lungo. Quanto, Andrea? Anche un'ora, 45 minuti, un'ora. In acqua non salata, ho una bollizione molto lenta, io lo farei 45 minuti, lo farei cuocere tutto. Perfetto. Invece il cavolo nero, praticamente il cavolo nero si prende la foglia esterna e si tira, quindi si utilizza solo la parte più tenera. Questo invece va fatto bollire pochissimo, facciamo bollire per un paio di minuti in acqua bollente e lo scoliamo. Perfetto. Sarebbe da raffreddare in uno shock termico e raffreddare in acqua e ghiaccio per avere un ottimo risultato. Ok.
Noi abbiamo già preparato tutto, abbiamo preparato sia il cavolo nero già bollito, questo, che il cardo già bollito, così. E partiamo con la nostra ricetta light. Essendo una ricetta light, partiamo con brodo vegetale. Fatto con le verdure di stagione, ovviamente. Fatto praticamente anche con... Noi utilizziamo un po' tutto di quello che coltiviamo. Fatto con gli scarti, quindi la buccia della cipolla, piuttosto che la buccia della carota, piuttosto le foglie che non utilizzi del sedano, queste cose qua che poi andrebbero buttate, noi lo mettiamo da una parte e facciamo questo. Quindi ricicli tutto. Questo è molto importante perché Campagna Amiche e Terra Nostra puntano molto sul lotta contro lo spreco alimentare, quindi il riciclo di tutte queste parti organiche della verdura che possono essere appunto riutilizzate in cucina. Certamente. Quindi a questo punto abbiamo messo il brodo vegetale, ci inseriamo i nostri cardi che sono stati già prelessati, ok, qualche patata che abbiamo pelato e tagliato a cubetti, perfetto, e un po' di cipolla. Ovviamente tutti questi prodotti li potete trovare o in agriturismo, perché l'agriturismo ha sempre abbinato l'azienda agricola, oppure nei produttori locali che potete trovare nei mercati di Campagna Amica della zona. E abbiamo bisogno di tempo per farlo cuocere, quindi una quindicina di minuti, okay, per la cottura, poi l'andremo a frullare completamente nel nostro bicchiere con la mini pinna immersione, lo aggiungeremo di sale e di pepe, lo riporteremo in pentola, ci aggiungeremo il cavolo nero che non lo frulleremo ma lo metteremo a pezzi dentro e lo finiremo nel piatto. Perfetto. Allora, abbiamo frullato tutti gli ingredienti, proviamo a portare in pentola a scaldare un po'. Aggiungiamo un pochino di cavolo nero a dargli colore. Bene. Ok, impiattiamo. Io consiglierei qualche crostone di pane, certo, integrale o di farro come questo. Perfetto. Un filo d'olio d'oliva a crudo, che non abbiamo messo per niente, un giro di pepe. Perfetto. Voilà. Andrea, per la ricetta della domenica cosa ci proponi? Allora, la ricetta della domenica è un pochino più complessa, facciamo una parmigiana di cardi. Ah, dimmi un po'. Fantastico. Allora, il cardo l'abbiamo lavorato prima, l'abbiamo pulito, l'abbiamo precotto, bollito. Adesso abbiamo le listarelle di cardi. Solitamente queste andrebbero impanate, come le melanzane, e poi fritte. Invece noi le disponiamo in una placca e le passeremo in forno per farle una temperatura non troppo alta, per non farle rosolare, ma le vogliamo far asciugare un po' di acqua che hanno all'interno. Ho capito. Quindi, questo Andrea è importante, perché noi in agriturismo possiamo avere il piacere del cibo perché mangiamo bene, certo, però abbiamo la qualità dei prodotti che danno la salubrità di cosa mangiamo, certo, e poi le preparazioni che invece sono delle preparazioni sane, quindi abbiamo sia il piacere del cibo che la salute. Certo. Allora, questo cardo, questi cardi già bolliti li andiamo a condire, quindi sale, una punta di pepe e un po' d'olio d'oliva. Questi vanno in forno a una temperatura di 140-150 gradi per una quindicina di minuti. Perfetto. E li portiamo in forno. Intanto noi nel frattempo li avevamo già fatti, perché andrebbero anche raffreddati. Certo. Vedete che sono un pochino abbrustoliti, belli asciutti. Iniziamo a montare la nostra parmigiana. Quindi ci mettiamo una salsa pomodoro che facciamo noi. Come la fate? Questa praticamente è una salsa pomodoro cotta nel forno a legna. Quindi è un pomodoro arrostito al forno a legna, quindi i nostri pomodori, questa la facciamo d'estate, quindi certo, poi la imbarattoliamo, i nostri pomodori li mettiamo nelle placche appena raccolti, nelle placche tagliate a metà, solitamente San Marzano, queste cose qua, un po' di cipolla, qualche spicchio d'aglio, olio d'oliva, sale e pepe e nel forno a legna, fino a cottura, poi li tiriamo fuori e li frulliamo.
Ho capito. E questa possono acquistare anche da te? Assolutamente. Ho capito. E prende quel sapore, quel pochino di tostato da legna. E quindi andiamo a montare, questa è la nostra parmigiana. Ok. Facciamo un altro strato. Quindi a questo punto iniziamo a mettere, ci mettiamo tre tipi di formaggi. Quindi qui abbiamo un misto di un pecorino fresco e un pecorino leggermente più stagionato. Quindi il pecorino sempre dei produttori locali? Sì, l'abbiamo preso a Pergola da Ginelli e abbiamo preso sia i due tipi di pecorino e il pecorino molto stagionato che diciamo usiamo come grattugiato. Ricordiamo che la qualità del formaggio dipende da come vengono allevati gli animali, da che cosa mangiano, quindi è importante affidarci a un produttore locale. Ovviamente in queste zone le potete trovare anche nei mercati di Campagna Amica. E ricordiamo che tra l'altro il pecorino è un formaggio, sì, che ha qualche caloria, però ha meno lattosio, quindi può essere anche utilizzato da chi è un po' intollerante. Certamente. Continuiamo a fare i nostri strati, quindi formaggi, pomodoro. E il pecorino fresco si scioglierà, diventerà un po' più filante. E qui siamo arrivati in cima. Siamo all'ultimo strato. Ok. Il pecorino. E un po' di pecorino grattugiato. Perfetto. Perfetto. Questa la portiamo in forno a una temperatura di 175-180 gradi per una 25-30 minuti. Giusto che si forma la crosticina, esattamente, lo diciamo. Andiamo a incorporare tutti gli alimenti, a cuocersi bene tutto, per saporirsi bene e poi sarà pronta. Perfetto. Ok, questo è il risultato finale, quindi leggermente gratinato sopra e quindi questa abbiamo la nostra parmigiana di Cardi. Grazie Andrea e Alice per averci ospitato nel vostro agriturismo. È un piacere. Io vi do appuntamento mercoledì della settimana prossima, sempre su Rossini TV, il canale 633 del Digitale Terrestre. Vi ricordo che le ricette e le video ricette le trovate sul mio blog www.lamiabiologanutrizionista.it e sui canali social di Coldiretti Marche, Campagna Amica e Terra Nostra. Ciao a tutti! Grazie mille, ciao! Ciao, grazie mille!